redazione di Avionews ha visitato l'aeroporto civile Pio La Torre di Comiso, in provincia di Ragusa. Un'occasione unica per scoprire uno scalo di cui si parla ancora troppo poco. Il presidente Giuseppe Mistretta ha raccontato quali sono gli obiettivi da raggiungere, in particolare la complementarità con un altro aeroporto vicino, quello di Catania. Si punterà soprattutto sul polo merci, in modo da capire quali movimentazioni effettive lo scalo può garantire. Le aspettative per il segmento sono alte, anche perché la provincia di Ragusa vanta numeri importanti. Un altro tema caldo è quello della continuità territoriale, un servizio essenziale per il territorio. Avionews ha poi intervistato Rosario Di Bennardo, amministratore delegato di SOACO, società dell'aeroporto di Comiso. Di Bennardo, come è nato e qual è lo scopo dell'aeroporto di Comiso nel contesto territoriale? Comiso è stata inaugurata il 30 maggio del 2013 dopo varie peripezie, anche perché Comiso è il primo aeroporto civile aperto da ENAC al dopoguerra in poi. Comiso è un aeroporto che serve una catchment area di oltre 300.000 abitanti ed è molto vicino a Catania, anche perché fa sistema aeroportuale con l'aeroporto di Catania. Comiso è molto importante per i flussi turistici della provincia di Ragusa, tant'è che il boom turistico in provincia di Ragusa non a caso si è avuto con l'apertura dell'aeroporto di Comiso e con la messa a regime, cioè nel 2014 ha avuto il massimo boom, ha raggiunto oltre 1 milione di presenze turistiche. Oltre alle bellezze che tutti conoscete, perché la provincia di Ragusa ha fatto da scenario alle fiction più importanti, ha anche dei villaggi, il secondo club med più grande d'Europa, ha un campo da golf con l'aeroporto più vicino al Mediterraneo. Attualmente ha avuto dei problemi questo campo da golf, ma ripartirà l'anno prossimo e quindi porterà altri flussi turistici con un target molto elevato. Comiso nasce appunto da un'idea di riattivare questo aeroporto, che negli anni 70 era già stato riattivato da aeroporto militare a aeroporto civile, poi è stato trasformato in base missilistica e adesso noi siamo riusciti a trasformare un luogo che era un luogo di guerra a un luogo di pace, perché lo scopo è quello di portare passeggeri e benefici alla provincia di Ragusa. Per quel che riguarda il network, cosa state facendo dopo la pandemia? L'aeroporto ha avuto il boom nel 2016, quando ha raggiunto quasi 460.000 passeggeri, e in quell'anno è stato l'aeroporto che è cresciuto di più tra tutti gli aeroporti italiani. Poi c'è stato un leggero calo e col mio ritorno da amministratore delegato, perché l'ho aperto da presidente nel 2013, ho trovato un aeroporto che stavamo rilanciando. Avevamo presentato una summer eccezionale con nuove compagnie, poi la pandemia ha bloccato tutto. Comiso rientra purtroppo tra gli aeroporti che sono stati chiusi per decreto ministeriale, quindi gli aeroporti sono stati chiusi e quindi totalmente per 3 mesi è stato bloccato, se non che l'abbiamo potuto riaprire solo per fare voli umanitari, voli di Stato o voli sociali. Non a caso noi preme ricordare che abbiamo riattivato e riaperto l'aeroporto durante la pandemia per anche degli espianti di organi, abbiamo permesso di salvare delle vite con degli espianti di organi da Ragusa in tutta Italia. Oltre a questo siamo piano piano ripartiti dopo la pandemia, abbiamo finalmente, e questo è un vanto, riattivato le rotte esistenti, ma soprattutto abbiamo completato il bando per la continuità territoriale, che era un bando che si trascinava dal lontano 2015 e che finalmente ha avuto la sua luce a dicembre del 2020. Purtroppo con la pandemia è partita in sordina, ma la continuità territoriale, che attualmente permette di raggiungere giornalmente da agosto Roma e Milano con tariffe avvantaggiate, è molto probabilmente da settembre, se come speriamo la pandemia ce lo permetterà, si potrà volare 2 volte al giorno per Roma e 1 volta al giorno per Milano Linate. Questo è importante perché permetterà non solo a tutti i siciliani, ma avere una compagnia che ti permette poi di andare in prosecuzione per tutte le parti del mondo, perché Linate, ma soprattutto Fiumicino, permetterà di raggiungere tutte le destinazioni mondiali. Oltre a questo abbiamo riattivato le rotte esistenti con Ryanair, c'è il Bruxelles, che è una rotta che va benissimo perché addirittura da 2 è stata portata a 3 volte alla settimana.
abbiamo il Pisa, il Comiso Francoforte, il Comiso Malpensa, tra qualche giorno partirà il Comiso Bologna e il Comiso Bergamo. Con un'altra compagnia, Legar West, facciamo il Comiso Forlì domenicale e naturalmente hanno ripreso con la riapertura dei villaggi turistici anche i voli charter. Noi siamo collegati con Orly, con Parigi, con Transavia, che riesce a portare appunto i turisti presso il Club Med. Naturalmente stiamo cercando anche altre compagnie, ci sono interlocuzioni grazie al bando che abbiamo riattivato dei fondi ex Intergem, fondi messi a disposizione dall'ex provincia di Ragusa per incentivare le rotte, quindi abbiamo anche un gruzzoletto da far per attirare nuove compagnie. Comiso è anche importante come aeroporto alternato di Catania, soprattutto nell'emergenza Etna. Abbiamo dato assistenza ai passeggeri che sono stati dirottati a causa dell'eruzione dell'Etna in più volte durante l'anno, dando appunto assistenza, la possibilità di essere collegati bene con Catania e di essere riprotetti in un tempo minimo rispetto ai disagi che potrebbero avere se fossero stati dirottati in altri aeroporti. Naturalmente noi abbiamo anche dimostrato in quell'occasione di poter fare molti più passeggeri di quelli che fa attualmente e ci è servito per tarare la nostra organizzazione, che ripetiamo è un'organizzazione che a pieno regime può portare 600-700.000 passeggeri in questo aeroporto. La provincia di Ragusa sta pensando a come potenziare il collegamento con Catania? Già c'è la famosa Ragusa-Catania che finalmente è stata commissariata dal Ministero dei Trasporti, quindi hanno nominato commissario il presidente della regione Musumeci, e quindi finalmente si avvierà questa opera che per noi è importantissima e permetterà di collegarsi con Catania in meno di 35 minuti. Questo sarà un'opportunità per mettere a sistema i due aeroporti che già stanno lavorando come sistema aeroportuale. Oltre a questo abbiamo noi promozionato nei paesi, nelle città della nostra catchment area, le nostre rotte, a cominciare dalla continuità territoriale ma anche altre rotte, quindi con i vari comuni, cito Agrigento piuttosto che Licata o Gelo, Caltanissetta, abbiamo già attivato dei contatti per far sì che aumentino i collegamenti con i mezzi regionali, e c'è stata piena disponibilità, ma anche con mezzi privati, e far sì che anche da quella parte vengano a prendere e utilizzare l'aeroporto di Comiso. Quali servizi offre Comiso per recarsi a Catania? Ci sono i bus che continuamente collegano Comiso con Catania. Adesso, non appena superata tutta la fase di pandemia, con Catania attiveremo anche dei collegamenti aeroporto-aeroporto che permettono anche agli utenti della provincia di Catania di venire a utilizzare il nostro aeroporto per avere questa tariffa vantaggiosa. Soprattutto la continuità territoriale permette di volare a 50 euro più tasse per Roma e a 70 più tasse per Milano Linate in qualsiasi giorno, e prenotando anche qualche ora prima. Questo anche sotto data è molto importante, quindi pensiamo anche a questo. Proprio per questo abbiamo fatto delle tariffe ad hoc anche per i parcheggi, perché abbiamo col Comune di Comiso cercato di migliorare anche la viabilità che porta all'aeroporto, coinvolgendo anche l'ente provincia. In questo momento ci sono lavori di collegamento tra Ragusa Catania e le strade di collegamento per l'aeroporto di Comiso. Questo è molto importante per rendere anche più agevole, oltre che più veloce, il raggiungimento dell'aeroscalo comisano. Quali saranno le innovazioni infrastrutturali da implementare in futuro? Abbiamo tanti progetti, che sono quelli che parte hanno già stati fatti in passato, ma abbiamo ridisegnato, a cominciare dal nuovo deposito carburanti, dalla modifica dell'aerostazione, quindi per renderla più snella e permettere di aumentare i gate in partenza, quindi creare una nuova area commerciale inglobandola al terzo piano nell'area sterile. Abbiamo anche l'ampliamento in previsione, l'ampliamento dei parcheggi, ma la cosa immediata è l'attivazione di un ufficio merci, e una parte grazie a un finanziamento che il Comune di Comiso, che è il nostro ente concessionario, attiverà un ufficio merci che poi darà alla Soaco. La Soaco si farà sicuramente carico di un bando che permetterà di attivare questo ufficio merci. È molto importante perché sarà un ufficio propedeutico al cargo, anche per capire se ci sono le potenzialità per attivare un vero e proprio sistema cargo anche qua da Comiso. Parliamo di cifre, cosa succederà in termini di bilancio verso la fine del 2021? Con la pandemia noi naturalmente abbiamo attivato tutte le misure previste dalla legge, dal governo, quindi abbiamo messo il personale in cassa integrazione, abbiamo lavorato in smart working, ci siamo decurtati in gran parte anche dei compensi, e quindi questo ha fatto sì di permettere all'aeroporto di sopravvivere in un momento così difficile. Questo ha un po' frenato il piano di rilancio dell'aeroporto, ma dai dati che vediamo in questi mesi ci conforta tanto. Non a caso abbiamo visto
visto i dati consuntivi di giugno e abbiamo notato che abbiamo superato i passeggeri del 2019, quindi significa che il trend, nonostante le varie restrizioni, dei passeggeri è in aumento, sono aumentate le rotte. Questo ci fa ben sperare per un rilancio pieno dell'aeroporto di Comiso, perché ritornare ai passeggeri del 2019 è importante, perché significa che è una base di partenza dei famosi 350.000 passeggeri per arrivare a quello che è il nostro obiettivo, cioè fare sistema e rete aeroportuale con Catania, ma anche raggiungere un numero adeguato di passeggeri che possa dare dei benefici sia al turismo in provincia di Ragusa, ma anche all'aeroporto in termini di tasse aeroportuali. Cosa state facendo invece per aerotaxi e voli VIP? Noi li vogliamo riattivare perché c'è stato un bel movimento, ripeto, quando era aperto il campo da golf, che adesso ha superato i vari problemi, perché molti VIP venivano con aerei privati e andavano a giocare a golf, che era il secondo campo da golf italiano, è quello con l'aeroporto più vicino di tutto il Mediterraneo, perché dista qua solamente 25 minuti di auto. Questo è nostra intenzione, riattivarlo. Naturalmente, per arrivare ai VIP qua devono avere cosa andare a vedere. Ragusa ha molti siti UNESCO, è la provincia con la più alta concentrazione di ristoranti stellati, poi c'è il porto turistico di Marina di Ragusa, quindi abbiamo delle belle cose da vedere che grazie ai collegamenti in aumento permetteranno a molti turisti VIP e non di venirle a vedere. Lei è anche vicepresidente di Federalberghi. Quale ricettività hanno le camere in questo Interland? In provincia di Ragusa si fa più un turismo di nicchia, perché abbiamo 10.000 posti letto alberghieri che diventano quasi 18.000 con gli ex alberghieri, quindi molto utilizzati sono anche l'ex alberghiero. Siamo molto contenti di come si prevedono i flussi stagionali, perché il turismo ne ha risentito tantissimo, ma adesso sta ripartendo, diciamo, quantomeno con tante tante prenotazioni. Noi ci auguriamo che questa pandemia finisca presto per poter attivare finalmente come si deve tutti i flussi turistici della provincia di Ragusa. In conclusione, perché un turista dovrebbe recarsi nella vostra zona? Un turista dovrebbe venire qua innanzitutto perché ha la possibilità di visitare tanti siti UNESCO, di venire a mangiare in ristoranti stellati, di avere il porto turistico di Marina di Ragusa. Può essere come collegamento anche per andare alla vicina Malta, perché non dimentichiamo è servita con degli aliscafi che permettono di raggiungerlo in pochissimo tempo, ma soprattutto ad ammirare i posti che hanno dato lo scenario a molte fiction di successo. E poi non ultimo abbiamo l'aeroporto, che è un aeroporto piccolo, ben curato, che permette di dare servizi maggiori a chi arriva a Comiso e coccolarlo e portarlo nei posti della nostra provincia e di tutto l'Interland attorno all'aeroporto.